Buongiorno, allora oggi giornata no perché stanotte Federico ha avuto la febbre molto alta, quindi oggi è rimasto a casa e niente, quindi c'è un po' di cose da fare, devo stare dietro a lui e, insomma, stamattina va molto meglio, ha la febbre più bassa, però ovviamente l'ho tenuto a casa. Probabilmente sarà a casa anche domani, vediamo un attimo come va, se migliora. Niente, adesso mi ha reclamato dell'acqua, quindi gli sto portando la bottiglietta e devo fare un sacco di cose ancora. Guarda, facciamo così. Prendi il cuscino, vai, mettiti giù che io ti copro. Topolino. Topolino. L'hai fatto fermare? Sì. E ci copriamo il piedone puzzoloso. Ecco qua. Tutto fasciato come una mummiettina. Io vado ad asciugarmi un attimo i capelli, arrivo. Dai, cosa scegliamo? Non lo so, guarda altro e se non c'è niente, allora. Spirit? Bello questo, eh? È alto. Cosa vuol dire indaga? Indaga. Quando tu vuoi sapere qualcosa che non è molto chiara e devi indagare, cioè devi scoprire, vuol dire scoprire qualcosa che è un po' misterioso. Ok, allora vado. Ispettore Gadget. Sì, qua si sono rintanati. Sì, si è vista. Ispettore Gadget sia. Ma sai che? L'avevi già iniziato, mi sa, eh? Torniamo indietro. Sono in cameretta di Federico, devo ancora fare il suo letto e poi passerò l'aspirapolvere, poi devo anche preparare il pranzo, mi devo spicciare, approfitto che lui è tranquillo e insomma sta un pochino meglio con la tachipirina, si è abbassata la febbre, quindi è tranquillo che si guarda l'ispettore Gadget e io ne approfitto per sistemare alcuni giochi che ha lasciato ieri un po' in disordine e faccio i letti e poi ancora passo l'aspirapolvere. Oggi c'è un tempo veramente brutto 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 qui a Torino stanotte, ragazze, cioè veramente ha fatto tuoni e lampi tutta notte, infatti anche Riccardo ha fatto fatica ad addormentarsi, in più io avevo anche Fede che mi chiamava ogni 3x2 perché non stava bene e quindi è stata una nottata difficile, io avrò dormito tipo 3 ore, sono stanchissima, un sonno incredibile e, per fortuna, quando ho visto già che ieri sera andava così, nel senso che vedevo già che non era, era strano, non era in forma, non ha mangiato tanto, ho detto qua c'è qualcosa, infatti poi nella notte ha avuto un bel febbrone a 39 e niente, per fortuna si è abbassata in fretta, quindi secondo me è dovuto a questo poco raffreddore che ha per questi sbalzi, perché comunque vedete adesso c'è il tempo, comunque è brutto fuori, fa freddo, c'è stato comunque tutto il temporale stanotte e adesso fa quasi fresco, ieri invece si schiattava di caldo, cioè sembrava veramente di nuova estate, cioè questi sbalzi ai bambini bene non fa. Quindi boh, un po' tutto, un po' che comunque venerdì ha avuto la recita, magari si è stancato tanto, infatti l'ho visto veramente provato dopo la recita e poi è uscito, ha mangiato la pizza con suo compagno, magari qualche compagno che aveva già un minimo di influenza gliel'ha attaccata
bambini, si sa, a scuola è così, però niente di grave, passerà anche questa e niente, quindi io adesso mi sbrigo perché altrimenti non combino nulla. Per fortuna Ricky fa il mattino oggi, quindi arriverà prestissimo, quindi lo vedrete in questo vlog. Anche lui è un po' dispiaciuto che ultimamente non riesce ad esserci tanto nei vlog e tante di voi lo reclamano, vi divertite quando c'è lui, effettivamente fa scassare tantissimo anche me. E niente, quindi mi vado a muovere e ci vediamo dopo. Ciao ragazze, nuova giornata. Questo è un vlog un po' pasticcioso, mettiamola così. Allora vi faccio vedere perché oggi Ricky è a casa, quindi essendo dietro a Fede che è ancora a casa con l'influenzina, è andato lui a comprare. E ditemi voi se anche i vostri uomini quando comprano solo schifezze, hanno veramente la calamita per le schifezze. Io vi dico solo che è dovuto riscendere perché per me in questa mini spesa c'è ben poco che posso mangiare, quindi ho detto che spesa hai fatto? Cos'è questa cosa? Vabbè, comunque io ve la mostro perché sapete che vi mostro sempre tutto, ma allora c'è questa birra che stavo già sistemando, poi ho pensato di finire il vlog. Allora, crepe croccanti anche in forno, queste qua pomodoro e mozzarella. Queste qua sempre pomodoro e mozzarella e prosciutto cotto e mozzarella. Poi ha preso il pane, ovviamente bianco, quindi niente, neanche questo. Poi ha preso i champignon, questi qua mi viene più voglia di cucinarli perché a me così non è che piacciono in insalata, quindi penso che li cucinerò un minimo, comunque sarebbero per l'insalata. Poi ha preso Coca-Cola, ovviamente non zero, quindi non la posso bere, va bene così. Poi, oddio, spacco tutto. Poi ha preso la carne per Nala, poi una latta di pomodoro, una bottiglia, poi qua c'è l'altra birretta, un'altra confezione di funghi, probabilmente era in offerta perché ne ha prese due, poi ci sono tre confezioni di latte, no, qua c'è l'altro pomodoro, poi ci sono tre confezioni di latte che in realtà era andato per il latte, un'altra confezione di crepe, cioè proprio scorta come se non ci fosse un domani di crepe, e riso soffiato per Nala che avevamo ancora più di metà pacco e quindi vabbè. Poi patatine, altre patatine, e anche qua niente. E poi, come se non bastasse, due pacchi di Wurster, un'altra confezione di carne per Nala, almeno quella l'abbiamo azzeccata. E no, vabbè, io scherzo, però vabbè. E anche, per fortuna, due confezioni di insalata Heidelberg, che questa qua sa che è la mia preferita. Poi merendine al cioccolato per Fedino, perché a lui piacciono queste qui adesso e quindi ogni tanto gliele prende, e le banane, che anche queste praticamente non posso mangiare. Molto bene, di tutta questa spesa posso mangiare la latta, la bottiglia di pomodoro, i funghi, l'insalata e basta. Quindi forse si è scordato, diciamo, di questa mia lieve dieta senza zuccheri, quindi è sceso di nuovo a prendere qualcos'altro per me, quindi vi aggiornerò più tardi. Visto è tornato, che mi ha sgridato per le cose belle, io non ti ho sgridato, si è sentito in colpa da solo appena se ne è reso conto, è uscito di nuovo, ha preso, sì, mi ha preso a ciabattate. Se vabbè, se voi ci credete, allora, voi mi chiamano la protezione animali, volevo dire il telefono WWF, azzurro. Allora, sono andato a prenderle ancora. Uno. Che prenderle ancora? Prendermi due, solo perché l'iceberg per chi l'ho preso. Sì, basta. Come il Titanic. Yogurt magro. Vedi che questo qua non ce l'ha lo zucchero. Ma dove? Ok, non l'avevo letto. Di cui zuccheri? Vabbè. Ah, questa di qua ve la racconto perché saranno, è stata invisibili. È stata troppo simpatica. La chiamo perché mi fa voglia di zuccheri magri, bla 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 bla, senza grassi, IVA, EVA, UVA, zero. Stavo guardando questi, no?
Io faccio, ah, questo di qua, lo 0,1%, come potete leggere. Sì, ma... mi fa, guarda negli ingredienti se c'è lo zucchero. Guardo 4,6. Fai vedere. Sì, ma perché? Fammi parlare. Sì, sì, si vede. 4,6. E lei mi fa, no, non sono quelli, bannati, banditi. Oh, mi fa, mandami la foto che ti faccio vedere io quali sono. E adesso vi faccio vedere. Io mi sono messo lì. Secondo voi perché urla? Con sacrosanta, ma perché sono preso il pathos, amore mio, il pathos. Vabbè, intanto che tu guardi il pathos, no, io faccio vedere il no, resto. No, vieni qua. Mm-hmm. Con tutto il reparto degli yogurt. Quindi voi immaginate, voi siete lì che state facendo la spesa. Bella. Sì, no, adesso usciamo. Vieni qua. Voi state Oddio, facendo. Avevo messo lo zoom. La vostra bella spesa, e vi vedete un cretino là piazzato così per fare la foto. Dietro avevo il banco delle offerte, ancora un po' mi arrampicavo. Però. E gli mando la foto, lei prende e mi segnala quali sono. Quelli che gli avevo letto 3 secondi prima. Come faceva a saperlo se non sai pronunciare sta marca? Comunque. Sterzing, io Vipiteno dicevo. Vipiteno. Poi li ho preso. A lei Kellogg's. Cacus integrali. Non c'è più Cabasis. Per me e Fedino ci siamo presi. No, per Fedino e basta, perché tu non ne hai bisogno. Poi ho preso. Cos'è? La festa di tacchino. La festa di tacchino. Poi. Il prosciutto cotto. Come per me. Per voi. Poi, questo è mio. Cos'è? Un primo sale. Ferma lì. Un primo sale piccante. Il primo sale normale per non me? C'era. Non c'era! Te lo sei scordato come tutto il resto. No, tu i formaggi non li è puoi che mangiare. Che non mi pensi? Non lo puoi mangiare il formaggio. Sì, sì, il primo e sale poi, sì. Anche qua prendo, vado dove mi ha detto lei e vado a prendere la fettina di pollo. Due fette, 13 euro praticamente. E ho detto, ma che sei pazzo? Ho chiamato al banco macelleria Trindrondan che ci hanno messo la campanella per non attendere. Veramente? Sì, c'è la campanellina attaccata. Poveracci. Din din ho din preso. Din. Sì, esatto. Arriva la signora che aveva la flemma di una che aveva lavorato 172 anni nel giro di 3 secondi. Sì, mi dica. Scusi, ma ho visto il petto ci di pollo. Ci credo, amore, l'hai chiamata con la campanellina. E che vuoi da me se metti la campanellina? Metti un Dindondan. Che fa dire io? E c'era il petto di pollo a 10 euro. E gli faccio quindi il petto di pollo sono. Lei mi sta dicendo che quel petto di pollo lì viene 10 euro, giusto? Dipende dal peso. No, vabbè. E allora ne ho beccato uno da 7,76 euro. Sono andato a risparmio. Buttala, mi sei buttata. No. E comunque ci sono circa 15 fette di pollo. Adesso vabbè, siamo a 15. Posto. Ciao Shindodana. Shindo, nada, amuni. Ma glielo dite di parlare come mangio. Lo sto facendo. Ah. Notare la felicità del nostro cane. Cosa vorrà dire? Perché non l'abbiamo chiamata cangurotta invece di Nala? Perché il tempo che la chiami già è andato. Hop dovevamo chiamarla. Vieni qua, ferma. Vabbè, comunque. Ferma. Io mi sistemo ancora su due cose. Non fate caso alla mia faccia sfatta, ma oggi sono in versione molto casalinga. E niente. Buongiorno ragazze, anzi buon pomeriggio perché sono le 2:30 appena passate e i miei stanno arrivando con Riccardo perché sono andate a prenderlo al lavoro già che
venivano tutti quanti qua a casa e niente, quindi mi sono un pochettino truccata, ma poca roba, proprio giusto un velo per non sembrare Ghost il fantasma. E niente, non so neanche io se tenere i capelli sciolti, ma sì, lasciamoli sciolti. E niente, io volevo semplicemente chiudere il vlog perché è durato veramente fin troppo, è durato 3 giorni questo vlog. E spero che comunque vi sia piaciuto. Cercherò di fare vlog un po' più allegri, solo che tra l'influenza di Federico e veramente giorni che non esco neanche di casa perché è stato malato ancora oggi a casa, e oggi è mercoledì, quindi domani dovrebbe rientrare, spero, a scuola, anche se per farlo riprendere bene vorrei fargli fare tutta la settimana a casa, però vediamo un attimino come starà domani. E niente, io vi mando un grosso bacio, vado a preparare il caffè per i miei genitori e ci vediamo prestissimo con un nuovo vlog.